Grandi movimenti per le formazioni abruzzesi in Serie D. Nelle ultime ore letteralmente scatenato il Pineto, attivissimo sia nelle conferme che nei nuovi ingressi. Dopo l'arrivo di Saverio Pedalino per il reparto avanzato del giovane Fargione per la porta, ieri sono arrivati i prolungamenti dei rapporti con Esposito e Marianeschi a centrocampo, mentre partirà Nicolas Zane, appetito dal campo d'Arsego. Il patron Brocco però non si ferma qui, perché sono ufficiali gli arrivi di Ferdinando Sieno, che la passata stagione ha giocato all'Aquila, e Marco Villanova, attaccante del 91 della Triestina. La conferma di Tomassini chiude o quasi il pacchetto avanzato della formazione biancazzurra. Il direttore generale Gianmarino adesso si concentrerà anche su altri reparti. Tempo di conferme dopo la presentazione dello staff tecnico a Giulianova. Il DS Nicola D'Ottavio e il presidente Bartolini ripartiranno da una base solida, quella, per intenderci, che ha conquistato la Serie D. Giocheranno in giallo-rosso anche il prossimo anno Tozzi, Borsoi, Del Grosso, Fuschi, Vitelli, Di Paolo e i giovani Balducci, Antonelli e Barlafante. Adesso si partirà con gli ingressi per mettere a disposizione del tecnico Nico Stallone una rosa il cui obiettivo sarà quello di una salvezza tranquilla. Aspettando Vittorio Esposito invece a Vasto, per il momento accolgono Matteo D'Alessandro, un rinforzo per Palladini di sicuro affidamento. Classe 1989, vanta 46 presenze in Serie B con le maglie della Regina e della Pro Vercelli, 76 in C con Reggiana, Cuneo, Monza, Patria e Lumezzane. Nella seconda parte della scorsa stagione è stato in D con l'Abano. D'Alessandro può ricoprire più ruoli e sarà pedina fondamentale nello scacchiere di Ottavio Palladini. Ancora confermi in casa Vezzano, rimarranno in biancoverde anche il difensore centrale Luca Sbardella e il centrocampista Lorenzo Bianciardi. Queste ufficialità arrivate nella giornata di ieri. Nella tardissima serata invece è arrivato anche l'accordo con l'esterno d'attacco Saverio Pellecchia. Mercoledì prossimo ci sarà la firma del prolungamento allo stadio dei Marsi al rientro del giocatore dalle vacanze estive. Dietro fronte invece di Bruno Conti in casa L'Aquila, il dirigente della Roma, che nei giorni scorsi era stato nel capoluogo abruzzese insieme a Gianluca Ius, intervistato in esclusiva dal quotidiano Il Messaggero, stoppa la collaborazione che avrebbe dovuto riguardare anche il club giallorosso. Una collaborazione tecnica che, secondo il direttore generale della Roma Baldissoni, sarebbe dovuta essere solo un'attività personale di Conti, slegando ogni discorso dai capitolini. In casa Francavilla, infine, di qualche giorno fa la notizia dell'ultimo arrivo De Costanzo, attaccante classe 95, dopo il rinnovo di Barega, se si cerca un portiere che possa sostituire il partente Fargione.